Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, ovviamente tutto dedicato al campionato di Serie D, Girone F. Sorridono Vastese, Francavilla e Avezzano nel turno odierno, sconfitta invece per il Notaresco in casa contro il Materica secondo della classe, pareggi invece per il Pineto in casa con il Campobasso e per il Giulianova sempre in casa contro la Recanatese, in un turno che ha visto le prime due continuare la marcatura, insomma, a distanza. Vince il Cesena 2-0 contro la Jesina, vince il Materica per l'appunto a Notaresco, dove non sono mancate anche delle polemiche, soprattutto perché oggi, insomma, Tiozzo era squalificato e in tribuna, seconda giornata di squalifica, e insomma c'è stato qualche battibecco tra la tifoseria rossoblu e il tecnico matelicese, ma vi faremo vedere anche delle immagini. Poi ovviamente non è che si veda granché, però giusto per rendere l'idea. Si sta giocando in questo momento Inter-Sampdoria, siamo ancora sullo 0-0 a San Siro. Saluto, poi ci raggiungerà anche Roberta Di Santi, che oggi ha seguito per noi Pineto Campobasso, ma saluto Francesco Daniello. Ciao Francesco, che ritrovo con molto piacere. Ciao Jacopo e buonasera a tutti. Per parlare di questo campionato molto molto interessante, andiamo a vedere i risultati con l'ausilio della grafica, i risultati del pomeriggio, con una partita che è iniziata alle ore 15, quella tra Agnonese e Forlì, che dunque è finita più tardi, è finita, se vogliamo, con un risultato non so quanto a sorpresa, poi Francesco te lo chiederò. Avezzano San Giustese 1-0, decide Manari, che aveva, per chi ci ha seguito oggi durante il diretta stadio, aveva colpito tre legni, al quarto tentativo ha fatto centro. Castelfidardo Sant'Arcangelo 0-1, gol di De Cerchio. Cesena Jesina 2-0, doppietta di Danilo Alessandro. Giuliano Recanatese è l'unico 0-0 di giornata. Montegiorgio Savignanese 0-1, Agnonese Forlì come detto 2-1, partita questa è iniziata con mezz'ora di ritardo rispetto alle altre. Pineto Campobasso 2-2, vantaggio del Pineto con Tomassini, pareggio del Campobasso con un altro Alessandro, Jonathan, poi il Pineto fallisce con Tomassini, un calcio di rigore, va sotto per effetto della rete di Lauri, e infine il pareggio definitivo siglato da Marianeschi, e questa è una buona notizia, doppia per il Pineto, perché ritrova e va in gol un giocatore che è stato assente per infortunio nelle ultime settimane. Vince il Materica 1-0 con il gol di Santiago Dorato, vince il Francavilla e continua una striscia di risultati utili consecutivi con i gol di Milizia e Dos Santos, e vedremo poi riflessi anche rispetto alla classifica quanto in alto sta andando il Materica. Torna la vittoria anche, e ci fa particolarmente piacere, la Vastese contro l'Isernia, partita di fatto messa in ghiaccio nel primo tempo con i gol di Giacomo Sbardella e Leonetti, che però poi nel finale, insomma, l'Isernia non c'è stato mai la possibilità di recuperarla, però insomma 3-2, sconfitta di misura per la formazione bifernina, con il gol del 3-2 che di fatto è arrivato proprio sul triplice fischio dell'arbitro. Vediamo la classifica di questo raggruppamento con il Cesena che comanda a quota 69 punti, 61 punti per il Materica, 44, ed ecco quello che vi dicevo prima, arriva il Francavilla che sfrutta le due sconfitte di San Giustese e Notaresco per agganciarle di fatto al terzo posto in classifica. Con queste tre squadre e il Materica ad oggi si chiuderebbe il lotto dei playoff. Pineto e Recanatese a 42, oggi entrambe fermate sul pari, Montegiorgio 40, Campobasso 39, peraltro intanto c'è il vantaggio dell'Inter sulla Sampdoria, peraltro il Campobasso è adesso ha definitivamente fatti suoi quei tre punti di cui tanto si è discusso contro il Francavilla, e dunque adesso sono certificati i 39 punti, 38 per la Sammaurese, 37 per la Savignanese, 32 per Vastese e Jesina, 31 per il Giulianova, 27 per Avezzano, Agnonese e Isernia, 26 per il Forlì, 25 per il Sant'Arcangelo. Chiude la classifica
Francesco, probabilmente una squadra, siamo molto lontani dalla matematica, dai verdetti matematici, però probabilmente per il Castelfidardo si profila una retrocessione molto molto presto, sì, sei d'accordo? Credo di sì, almeno dai punti fatti fino ad oggi si evince questo. Naturalmente per quanto riguarda la classifica ci sono ancora diverse partite da poter sfruttare, però la classifica è abbastanza delineata, soprattutto nelle prime della classe, che sono Matelica e Cesena, che tra l'altro stanno facendo un campionato. Tu dici prima e seconda non si toccano. Credo proprio di sì. Purtroppo per il Matelica c'è stata l'outsider Cesena inserita all'ultimo, dove quest'anno magari poteva essere l'anno giusto, mentre con il Cesena penso che sia un po' difficile anche raggiungerlo, mentre poi dopo sotto tra Francavilla, San Giustese, Notaresco, Pineto, lo stesso Recanatese, saranno questi a giocarsi la zona playoff. Andrea, non ti ho salutato e ti chiedo scusa doppiamente perché avevi previsto 20 minuti fa il gol di Danilo D'Ambrosio. Hai visto? Bisogna credere nei terzini bravi. D'Ambrosio lo è e ha fatto gol. Va bene, senti, tu invece oggi eri al Fadini di Giulianova. Sì. Per una partita, siccome abbiamo parlato di lotto playoff, lotta e lotto playoff, la Recanatese c'è dentro. C'è il pareggio intanto? C'è il pareggio della Sampdoria? Così vedi? Dicono, sono però venuto io non da ho te visto. E ha pareggiato la Sampdoria, non vengo più. Va bene, no dai, si scherza. Ti dicevo, però adesso lasciando per un attimo la zona playoff, parliamo un po' anche del Giulianova. Oggi un pareggio, tu hai detto in cronaca, forse tra le due squadre quella a cui va meglio è il Giulianova, questo pareggio che però non può sempre continuare con i pareggi. Assolutamente no, diciamo che visti gli obiettivi, sai, un punto può essere più utile per la zona bassa che per la zona alta, visto che il ritmo delle squadre è diverso. Però è chiaro che Giulianova deve ritrovare la vittoria. Oggi si parlava anche col presidente Bartolini, la parte più difficile del calendario, classifica alla mano, è stata superata, però certo non saranno passeggiate le prossime partite, a partire dalla prossima a Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo oggi ha vinto a Castelfidardo, sarà pure una squadra in difficoltà, ma prova a rilanciarsi per trovare la salvezza. Dunque il Giulianova sì, oggi si porta a casa un punto, però non può essere certamente tranquillo, deve fare di più. La Recanatese dal canto suo può recriminare per il gol clamoroso mancato da Pera, ma con quel potenziale può e deve fare di meglio. Certo, assolutamente. Io direi, bando alle ciance, cominciamo subito a vederci i servizi. Vi ricordo che potete interagire con noi, intanto il gol di Gabbiadini dalla Sampdoria. Potete interagire con noi al 392-623-7060. Cominciamo il nostro giro dai campi e iniziamo dal Savini di Notaresco, dove si affrontavano la terza e la seconda in classifica, finita 0-1 con il gol di Santiago Dorato in apertura di secondo tempo. Il servizio è firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. Settimo successo consecutivo per il Matelica, che batte un buon Notaresco 1-0, al secondo KO consecutivo dopo quello di Isernia. Cudini non può contare su Fiscaletti per infortunio e si affida al tridente formato da Laringe, Minella e Moretti. Dall'altra parte il Matelica dell'ex direttore sportivo Francesco Micciola ha subito titolare l'altro ex De Santis in difesa ed inserisce De Luca al posto di Riccio, che si fa male nel corso del riscaldamento. Pronti via e lo Sicco riceve da Bittaie, facendo partire un esterno destro che Monti vola a togliere dall'incrocio dei pali. Ancora lo Sicco al ventesimo chiama di nuovo la deviazione all'estremo difensore rossoblu, che si rifugia in angolo. Dagli sviluppi Bittaie si inserisce, ma il Notaresco si salva allontanando il pallone dalla linea di porta. Al 36esimo il direttore di gara allontana Cudini dalla panchina per proteste, con il tecnico del Notaresco che va dunque a far compagnia a Luca Tiozzo sugli spalti, allenatore che doveva scontare la seconda giornata di squalifica. Con una direzione di gara complessivamente non brillante, il Notaresco va comunque per due volte vicino al vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi. Al 40esimo Moretti fa partire un cross dalla sinistra su cui Minella non arriva, ma Laringe cattura il pallone, facendo però partire un tiro troppo centrale. Nel recupero è ancora Laringe ad avere la palla per il vantaggio, questa volta servito da Bontà, ma da due passi l'esterno non trova la porta.
La ripresa non si apre nel migliore dei modi per il Notaresco. A Sesto Angelilli vede l'inserimento di Bittaie che centra il palo con un destro ad incrociare. Dorato però è pronto ad accogliere il pallone e depositare in rete il vantaggio marchigiano. La reazione del Notaresco in tre occasioni che capita a Moretti in meno di 10 minuti. Al 17esimo l'attaccante va vicino al pareggio girando di testa un cross dello stesso Candellori con una Vella che si rifugia in angolo. 5 minuti dopo è ancora Moretti a rendersi pericoloso quando da un calcio di punizione di Candellori Bontà fa la torre con l'attaccante poi che non inquadra lo specchio della porta. Moretti fa tris di occasione al 25esimo raccogliendo un cross dalla destra ma non trovando al volo la porta. Alla mezz'ora Monti alza in calcio d'angolo, una bella occasione per Favo. Dagli sviluppi Angelilli mette il pallone in gol con le mani, con il direttore di gara che dopo qualche titubanza estrae il secondo giallo ai danni del capitano del Materica, che lascia dunque i suoi 11 uomini. Si gioca poco per i restanti minuti, i marchigiani sono bravi a spezzettare il gioco, con il Notaresco che ha l'ultima occasione nel recupero con un colpo di testa di Dalmazzi che si spegne di poco sul fondo. Il finale di gara però si vive soprattutto sugli spalti, con lo scambio d'amorosi sensi tra Luca Tiozzo e i tifosi di casa durato tutta la gara, che si fa però più intenso e conseguente intervento delle forze dell'ordine e del sindaco e presidente della provincia Diego di Buonaventura a calmare un po' gli animi della tifoseria di casa, stuzzicata, come alcuni hanno raccontato, dall'allenatore marchigiano. Il Notaresco adesso proverà a riprendere la marcia domenica prossima in casa del Campobasso. Mister, vi siete riscattati magari da una prestazione non ottimale di Isernia, una buona prestazione oggi, tante occasioni, però poi il gol non è arrivato, è arrivata una sconfitta. Come prestazione sicuramente, Isernia partita strana, partita condizionata dal vento. Oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto quello che dovevamo fare, incontravamo una buona squadra, sì è vero che avevano qualche assenza, ma devo dire che oggi alla fine forse in campo c'è stata una sola squadra che è stato il Notaresco. L'unica colpa che posso dare ai ragazzi è un rammarico di non aver concretizzato almeno una palla delle 7-8, credo 7 palle gol che abbiamo avuto, quindi questo è l'unico rammarico, però sono fiero di questi ragazzi che ho a disposizione perché poi quando c'è da... Quando incontriamo squadre all'altezza della situazione facciamo sempre la prestazione, quindi non ho nulla da dire oggi. C'è stata una direzione arbitrale un po' particolare, ci spieghi anche un po' che cosa è successo alla mezz'ora quando sei stato allontanato? Sinceramente faccio fatica a spiegarlo, non mi piace entrare in queste situazioni perché poi magari sembra che uno vuole cercare scuse, però credo che a volte qualcuno vuole prendersi delle responsabilità o assumersi delle responsabilità che non gli compete o fare qualcosa di... protagonismo, non so come chiamarlo. Quando c'è da prendersi responsabilità concrete sul gioco non lo fanno, quando invece c'è da fare sceneggiate o cosa prendono delle decisioni. Assolutamente non ho detto nulla a nessuno, ho solo attirato l'attenzione perché avevamo un uomo a terra noi sotto la panchina, quindi di questo voglio dire, non so poi Guardialine soprattutto cosa abbia inteso. Una partita combattuta, equilibrata come hai detto te, tra due squadre fortissime. Faccio i complimenti al Notaresco per il percorso che sta facendo, ma credo sia doveroso in primis fare i complimenti al Materica. Siamo alla settima vittoria consecutiva, abbiamo messo ancora un tassello in più in questo percorso incredibile che stiamo facendo. Abbiamo la media punti più alta di quella dello scorso campionato, che come sapete è stato combattuto fino all'ultimo secondo e vorremmo riuscire a tenere vivo anche quello di quest'anno. Diciamo che nel campionato degli umani ci stiamo meravigliando e vogliamo continuare a meravigliarci e a meravigliare chi ci viene a seguire. Quanto crede che sia possibile ricucire quello strappo che c'è con il Cesena? Non lo so, noi pensiamo ad ogni partita singolarmente, poi quello che succederà da qui a fine campionato non nessuno può dirlo. È chiaro che il gap è un gap importante, ma questo non significa che il Materica non debba credere soprattutto in se stessi in ogni gara che dovrà affrontare qui alla fine. Questo è il nostro obbligo morale che abbiamo, lottare come stiamo facendo ogni partita, ogni singola partita. E allora vittoria di misura per il Materica, come avete visto, insomma, non anche sottolineata dai messaggi, la prestazione di Tiozzo sugli spalti, diciamo che non è passata inosservata. Noi abbiamo messo delle immagini nel servizio, tra un po' ve ne facciamo vedere altre, però
Innanzitutto io ritrovo con piacere Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buon pomeriggio a tutti. Eccola, buon pomeriggio, eccoci qua. Pronti? Sì, appena terminata di la giornata, giornata di scrittura per Pinedo Campobasso. Francesco, vengo da te per chiederti innanzitutto un giudizio su questo Notaresco, da cui probabilmente oggi ha giocato una buona partita, abbiamo visto delle occasioni anche importanti, però sembra che nel girone d'andata riuscisse davvero tutto, adesso qualcosina, magari anche un po' di sfiga, dai. Ci può anche stare nel percorso di un'annata, però io credo che a Notaresco bisogna solo fare i complimenti per quello sicuro. L'inizio di campionato, per la squadra costruita, per il budget a disposizione, quindi di conseguenza bisogna solo fare i complimenti al presidente e soprattutto a De Angelis e a Cudini, come stanno gestendo una rosa così di giovani, e tra l'altro credo che abbiano un paio di giovani interessanti del 2001 che giocano quasi sempre titolari, come Blando al centrocampo, il terzino destro Ferrini se non erro, quindi non, al di là della partita di oggi, che poi tra l'altro mi è stato detto che hanno fatto anche una buona partita, non meritavano la sconfitta, quindi nel complesso è solo da fare un plauso a chi gestisce la situazione. Assolutamente, c'è un episodio da Moviola, lo vediamo, ed è il secondo giallo a Manuel Angelilli, già ammonito, che sugli sviluppi un calcio d'angolo va con la mano, anzi io direi con tutte e due, vero Francesco? Assolutamente sì. Noi abbiamo cercato di rallentare, in realtà si vede già abbastanza bene che va addirittura una specie di muro pallavolistico, Roberta, mi sembra una murata abbastanza evidente. Penso, ma devo dire la verità, non è che ci siano state grandissimissime proteste da parte del Matelica. Lui si gira, Angelilli, come se non avesse fatto nulla, vero Andrea? Però insomma mi sembra netta. Sì, mi sembra proprio evidente. Ok. È abbastanza. Adesso però vi facciamo vedere altre immagini di un finale abbastanza turbolento, perché diciamo che Tiozzo è un allenatore che non passa mai inosservato, mettiamola sui generis, mettiamola così. Ma non so se sui generis, però diciamo che non passa mai davvero inosservato. E oggi c'è stato chiaramente un battibecco importante con la tifoseria, addirittura è arrivato il presidente Di Giovanni, è arrivato il sindaco di Notaresco, nonché il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, a calmare gli animi, perché Tiozzo, come avete visto dalle immagini del servizio, era dietro, era dalla parte riservata ai tifosi matericesi. Andrea, so che tu... Insomma, eccolo qua, il presidente della provincia Diego Di Bonaventura, che insomma va un po' a cercare di calmare gli animi. Ania nel servizio ci ha detto corrispondenze ed amorosi sensi, certamente non è stato così, però probabilmente qualcosa accade sempre. Ora, lui è un personaggio, qualche provocazione la lancia, dai. A me sembra evidente un fatto, accadono tanti episodi di questo tipo e lui purtroppo c'è spesso, quindi tra le giornate di squalifica accumulate lo scorso anno, le giornate di squalifica accumulate quest'anno, quindi parliamo di comportamenti fatti in campo nelle sue funzioni di allenatore, poi anche episodi come questi con lui che è squalificato e si trova in tribuna. Cioè, voglio dire, il fatto che sia una sorta di comune denominatore di tutti questi fatti, evidentemente delle riflessioni vanno fatte su questo conto. Da quello che vediamo in campo e da quelli che sono i risultati, parliamo di un allenatore che sa fare il suo lavoro, perché lo scorso anno ha perso il campionato all'ultima giornata, lui col suo Matelica, ma è stato in vetta per quasi tutto il campionato. Quest'anno è l'unica squadra che si sta opponendo alla dittatura del Cesena,
Cesena, quindi è evidente che parliamo di un allenatore preparato, però tutti questi fatti ci dicono che da un punto di vista temperamentale tende ad andare al di sopra delle righe e penso che debba migliorare, perché ora si trova nel massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Se vuole aspirare ad una panchina tra i professionisti, penso che debba smussare una parte cospicua del suo carattere, perché è evidente che così non si può andare avanti. Il numero di squalifiche che ha collezionato da allenatore e questi fatti che accadono fuori dal campo, magari in tribuna, non depongono al suo a favore. Quindi io, se posso permettermi in via indiretta, non so se ci segue e quant'altro, di smussare questo lato del suo carattere, perché rispondere al pubblico, il pubblico non si rivolge così se non gli rispondi. Purtroppo lo sfottò fa parte del gioco, non sarà una cosa sempre bella, ma fa parte del gioco. Se però il pubblico poi reagisce in questo modo è perché magari tu un'occhiata la lanci, qualcosa mormori, e allora queste cose, ripeto, vanno smussate, perché sono dei comportamenti che purtroppo non sono isolati, perché c'è un pregresso dallo scorso anno. Francesco, è chiaro che quello che dice Andrea è assolutamente condivisibile, cioè fa parte anche di un allenatore che magari la partita la sente e ci mancherebbe altro. Però anche il fatto di stare fuori, di non entrare a gamba tesa magari su determinati, per non cercare di... Quello è vero e sono d'accordo con Andrea, però a volte stare al di fuori tra i tifosi, visto che c'era solo una grata che li divideva, non è semplice neanche poter esultare in un gol della propria squadra per niente. Praticamente a volte succedono queste cose. E l'aneddoto in pratica mi è successo proprio oggi, sì. Non so se lo sapevate, che all'Under 15 Teramo Casertana, sì, c'è stato spettacolo più all'esterno che all'interno. Ah. Da no, non lo sapevo. Che polizia e carabinieri, perché dal di fuori si sono presi a botte i genitori, cose ancora una volta che stiamo a ripetere, inguardabili e che non dovrebbero succedere nel calcio di oggi, però a volte, spesso purtroppo, vedi più spettacolo fuori che all'interno del recinto di gioco. E per una parolina oppure per un qualsiasi cavolata si può scatenare un parapiglia impressionante. Assolutamente, questo è condivisibile probabilmente in determinate situazioni. Magari non, se puoi fare a meno, io quello che dico, sì, ad Andrea, se puoi fare a meno... Quello sì, magari far finta di niente e stare zitti, però magari è una persona con sangue caldo, quando fa la gol la propria squadra è normale che esulti, magari esagerando un po', ci può stare. Non so nello specifico cosa sia successo, non è che sto difendendo l'allenatore, però capisco che non è semplice stare fuori e gestire una squadra dal di fuori. Magari, come dice Andrea, ci pensi prima e non ti fai spostare all'interno. Anche perché poi in realtà, come giustamente stava dicendo Andrea prima, poi a determinati palcoscenici, vabbè, passi anche. Però poi se veramente, e qui parliamo di una squadra che almeno nelle intenzioni vuole fare il salto di categoria, vuole andare tra i professionisti, il professionismo non è solo perché fai parte di una categoria, è anche nei comportamenti. Assolutamente, sì. Oggi per esempio tutti quanti abbiamo detto, abbiamo sottolineato, anche tutto il mondo del calcio, abbiamo sottolineato Cuneo Propiacenza, e quello non è calcio, e di professionistico non ha assolutamente niente. Ma questo è un altro discorso. Piozzo è un provocatore professionista, ci scrivono, eccolo qua, non vincerà mai niente perché qualcosa di professionista già c'è, insomma. Sì. Ah, ok, certo, assolutamente sì. Va bene, andiamo avanti. Andrea, veniamo da te, e non per chiederti un parere, ma per vedere la tua partita, sì, Giuliano Vare Canatese. Sì, partita com'è stata? Vi aggiorno su una cosa, perché il Giulianova al 99% chiederà l'anticipo per la gara di Sant'Arcangelo. Perché poi è la Coppa Italia. Come? Perché poi è la Coppa Italia. Perché poi il 27 c'è la gara di Coppa Italia, quindi chiederà l'anticipo, poi starà al Sant'Arcangelo accettare o no. Dovesse accettare, la partita col Sant'Arcangelo allo Stadio Mazzola si giocherà sabato e non domenica. E allora vediamo com'è stata la tua partita, Giulianova Recanatese, l'unica della giornata senza gol. Andrea Costantini.
Finisce senza vincitori né vinti e anche senza gol il match del Fadini tra Giulianova e Recanatese. 1-0-0 che può andare bene ai padroni di casa per restare al di fuori della zona play-out, meno a una Recanatese che vuole i play-off e recrimina per l'errore clamoroso di Per nel primo tempo. Squalificato Ferrini e recuperato Del Grosso, Bolzan vara un 4-3 offensivo con Napolano in cabina di regia, Barlafante e Di Paolo ai fianchi di Tozzi Borsoi, premiato prima della partita dal presidente Bartolini che ieri ha festeggiato le 40 primavere. Recanatese senza l'ex Raparo squalificato, mancano anche Borrelli e Palmieri, c'è Olivieri a sostegno di Pera e Sivilla. Gara giocata subito a buon ritmo anche se le palle gol arrivano nella seconda parte della prima frazione. Tozzi Borsoi al 24esimo sorprende Sprecacè, cartellino giallo e punizione calciata da Napolano che attraversa tutto lo specchio della porta. Recanatese pericolosa tre volte al 28esimo sempre con Alex Marchetti che impegna la distanza siderale Pagliarini. Sugli sviluppi del successivo corner sponda di Sivilla e incornata dell'ex Savona sventata davanti alla riga di porta da Torelli. Altro corner per la torsione del solito Marchetti, alta di poco, ma Giulianova non sta a guardare. Al 35esimo sinistro velenoso di Barlafante che Sprecacè alza in corner. Dal successivo calcio d'angolo amnesia giuliese. Prende il via una ripartenza della Recanatese, tre leopardiani contro il solo Del Grosso. Sivilla mette Pera davanti a Pagliarini ma il centravanti clamorosamente sbaglia. Graziato da un killer dell'area di rigore, tira un sospiro di sollievo il Giulianova che al 39esimo si rifà vivo col destro in corsa di Di Paolo. Sprecacè ancora presente. E così si va all'intervallo. Nella ripresa le due squadre calano nel ritmo, gioco più a centrocampo e le occasioni scarseggiano. Prima del quarto d'ora ci prova Pera da piazzato sfiorando l'incrocio dei pali. Al 21esimo finisce la partita dell'attivissimo Di Paolo, l'attaccante va in girata e poi accusa un dolore e quindi chiama il cambio. Al suo posto Lennart che prima viene piazzato in regia, quindi mezzala. Torelli alzato in attacco. La squadra di Bolzan però continua a fare fatica in fase offensiva ma è più ordinata nelle retrovie, dove concede le briciole alla compagine leopardiana. Al 40esimo ci prova di nuovo Marchetti, sempre dagli sviluppi di un corner, ma nel primo dei 4 minuti di recupero per un soffio il Giulianova non pesca il jolly. Cross di Del Grosso, sponda di Lennart per Tozzi Borsoi che spreca il pallone della vittoria. Finisce invece senza gol ed è un verdetto sostanzialmente giusto. Mi sarà intanto questo pareggio la soddisfa? No, no, noi prepariamo le partite per vincerle. È normale che non voglio fare il presuntuoso, so che davanti avevamo una grandissima squadra, una delle squadre più attrezzate del campionato secondo me, una squadra che non so quali problemi avranno avuto, ma no, sicuramente non dimostra la classifica e il valore della squadra. Noi si è preparata la partita per provare a vincerla, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ecco, come gestire questo momento visto che ci sono insomma parecchi acciaccati? Te lo chiederei io a te come gestire. È normale che mi ha dato un po' di fastidio leggere in settimana che o negli ultimi giorni che avevo tutta la squadra in forma tranne lo squalificato Ferrini. Io vi posso garantire che questi ragazzi è una settimana che hanno la febbre, la maggior parte di loro si allena sempre si è allenato questi giorni con qualche linea di febbre, quindi va fatto un plauso a questo ragazzo, questi ragazzi ci tengono tantissimo, quindi è un piacere allenarli. È normale che tanto tempo per lavorare insieme non abbiamo avuto, perché da quando io sono qua, penso che sono 27-28 giorni, questa è l'ottava partita che abbiamo fatto, abbiamo avuto solo una settimana per allenarci, quella prima del Forlì, e poi abbiamo solo curato tanto il recupero perché le partite sono state tante, quindi piano piano sicuramente troveremo gli equilibri giusti per provare a fare il meglio e raggiungere l'obiettivo il prima possibile, che non sarà facile per niente. L'ultima, Napolano promosso davanti alla difesa? Ma Giordano è un giocatore importante, Giordano va messo nelle condizioni di esprimere al meglio le sue qualità. Alessandrini, come si può spiegare quell'errore di Pera, perché poi lì la partita insomma poteva girare? Ma noi, l'ho detto poc'anzi ad altri colleghi, soprattutto
non vorrei ampliare il numero di partite, ma nelle ultime partite abbiamo creato tantissime occasioni, purtroppo abbiamo pareggiato. C'è i momenti che basta toccare la palla va dentro, c'è altri momenti, magari anche in situazioni facili come quelle di oggi, che purtroppo la palla non va dentro. Bisogna saperle accettare e guardare gli aspetti positivi, comunque quelli di una squadra che, anche se aveva alcune assenze importanti, oggi ha dimostrato di avere un'identità, un'idea di gioco e di meritare di vincere, soprattutto nel primo tempo. Allora, eccoci tornati insieme, seconda parte, l'Abruzzo del pallone, prima parte che avevamo chiuso con lo 0-0 tra Giulianova e Recanatese. Francesco, vengo da te perché Di Paolo è un tuo giocatore, è uno dei protagonisti non solo di quest'annata, ma delle ultime annate del Giulianova, parliamoci chiaro. Sì. Che cosa in questo momento ci sarebbe bisogno di una vittoria, inevitabilmente? Un po' per interrompere, perché il pareggio sì contro la Recanatese, una grande squadra, un buon risultato, però la classifica non è ancora perfettamente delineata in basso, cioè non si riesce ancora un tifoso di Giulianova a dire beh, noi non ci siamo perché sotto vanno questa, questa, questa e questa. No, il trend di risultati negativo è da tenere sott'occhio, anche perché è un po' che il Giulianova non riesce a fare risultati, nonostante Di Paolo stia facendo un grosso campionato. La difficoltà principale credo sia stata messa a segno nel mercato di dicembre, dove sono partiti giocatori che fino a quel punto stavano facendo benissimo e non sono stati fatti grossi acquisti per poter ampliare la rosa, visto che stanno ancora lottando per una finale di Coppa Italia, e di conseguenza appena perdi qualche giocatore il mister sta in difficoltà e non è semplice, ecco perché è duro arrivare fino alla fine. Poi oggi, nonostante i risultati, io credo sia positivo con una Recanatese così, è positivo il pareggio, prendere un punto. Sì. Però potevano essere tre alla fine, perché insomma quell'occasione di Tozzi Borsoi proprio nel finale di testa poteva far girare la partita a quel punto in maniera definitiva, però insomma sì, bisogna, anche mettere, highlights, però, bisogna anche mettere sull'altro piatto della bilancia l'occasione avuta da Pera, per l'appunto. Certo, ora la difficoltà principale che dovrà valutare il Giulianova è l'infortunio, l'entità dell'infortunio di Francesco e di Paolo. A cosa porterà, perché attualmente è uno dei migliori là davanti che sta riuscendo a fare la, no, ancora no, che sta riuscendo a fare la differenza con la doppietta anche di qualche domenica fa, e arrivare anche con un Di Paolo in meno sia in Coppa o nel proseguo del campionato diventerà non dura ma molto di più. Senti, per te che sei stato insomma un grande centrocampista, questo esperimento di Napolano davanti alla difesa? Sì, io credo che Andrea ci ha detto poi ce lo confermerà, è stato un impatto buono da parte di un giocatore che normalmente è abituato a fare tutt'altro. Giordano credo che sia un giocatore di qualità, ha tanta qualità, quindi di conseguenza giocare davanti alla difesa non penso che sia un problema per lui. La difficoltà principale, visto che lui è un attaccante puro, non vedere la porta per 90 minuti non è semplice, ecco, è un ruolo che ho fatto io, ricoperto io in diversi anni, sì. Quindi posso capire che per lui, essendo un attaccante esterno, non è semplice, però per la qualità che ha penso che possa giocare da qualsiasi parte. Andrea, abbiamo visto l'uscita di Francesco Di Paolo, te hai notizie su quali sono le condizioni? No, ancora no, è presto, però lui aveva subito un colpo prima che uscisse, però era tornato in campo, poi ha fatto quel movimento, avete visto quella girata, e intanto diciamo, ma Di Paolo tirare... è Giuliano ex L'Aquila? No, è il fratello. È il fratello. Sì, sì, tra l'altro il fratello è al campo basso, ed è stato ceduto a...
a metà stagione al campo basso. No, dicevo, ha fatto quel movimento, quella girata, evidentemente un qualcosa di muscolare, perché poi è stramazzato a terra e ha chiamato subito il cambio. Non so, magari fosse uscito un po' prima, quando comunque era finito fuori dal campo, si è fatto curare, magari non avrebbe poi subito quest'altro infortunio. Speriamo non sia nulla di grave, anche perché il Giulianova in questo momento non si può permettere di perdere degli elementi, peraltro così determinanti, come lo è Di Paolo, che è il giocatore miglior realizzatore della stagione, con gare importanti di campionato, il match, il grand soirée del Fadini contro il Messina, e quindi se dovesse mancare in queste prossime partite sarebbe un bel problema, perché poi il Giulianova sta ancora trovando la migliore condizione per Tozzi Borsoi, che però non è ancora al 100%, è abbastanza lontano, e quindi se manca il miglior marcatore comincia a essere un bel problema. Certo, assolutamente. Credo che sia anche una conseguenza dell'ultima settimana, visto che lui ha giocato con la febbre domenica scorsa in casa, è stato in panchina mercoledì, è subentrato al secondo tempo e oggi di nuovo, quindi anche una condizione fisica non ottimale magari porta degli infortuni, ecco perché una rosa più ampia avrebbe fatto comodo. Certo, nel Giulianova ma anche nella Recanatese ti chiedo, visto che tu sei molto attento soprattutto ai giovani giocatori, se c'è qualcuno che ti ha colpito in maniera importante. Vabbè, per quanto riguarda la Recanatese è un contesto che già dall'anno scorso penso che abbiano messo come perno principale, si è visto anche del rinnovo degli ultimi giorni Pera. Sì. Di conseguenza Alessandrini è stato anche un ex mio allenatore, un ottimo allenatore. Hanno nel gruppo proprio stesso una forza che va al di là, secondo me, anche della classifica attuale che hanno, e ha ragione il mister Giulianova quando dice che potevano fare molto di più per la rosa che hanno, per i giocatori importanti. Ecco. E negli under? Sì. È una squadra che è vero che c'ha una rosa con un'età media piuttosto elevata, però c'ha giocatori che comunque hanno giocato, cioè il centrale di difesa che ha giocato quello di origini albanesi, che ha giocato pure ha giocato anche in Serie A. Vabbè, nel complesso comunque sì, non ha una rosa importante. Perdonami, ti sfugge il nome, in questo momento non viene anche a me per dispetto. Però poi c'è Borrelli che ha giocato a Teramo, ha giocato a Fano, c'è Siville, Pera, insomma sono giocatori che comunque... importanti, e fanno degli investimenti importanti anche alla società. E invece negli under, Francesco, del Giulianova, perché sì, qualche ragazzo si è messo in luce durante questa stagione. Sì, vabbè, per quanto riguarda gli under, se parliamo del complesso di Girone F, tu sai che nonostante non sia un giocatore nostro, che dira della San Giustese ha una marcia in più, e dall'anno scorso che lo seguo e non so come faccia ancora oggi a stare in Serie D. Lo stesso per esempio Camplone, che è un 2000 che viene dal Pescara, che è al Pineto, sta facendo un ottimo campionato. Poi ne parliamo con Roberta. Certo, parlando del Matelica che abbiamo visto prima, c'è un ottimo giocatore come Luglio, che è un 2000, è un portiere, purtroppo non sta giocando perché Avella sta facendo benissimo. Ce ne sono diversi di ragazzini, come avevamo parlato prima di Blando, che è un 2001, un mediano che è del San Nicolò. C'è della roba da poter sfruttare, e credo che si possa sfruttare anche meglio da società professionistiche, che non ne sono molte nei dintorni purtroppo, e quindi potrebbero anche attingere a questi ragazzi che si mettono in gioco in Serie D. Ti faccio una domanda, visto che ci avviciniamo a rapidi passi a questa semifinale di Coppa Italia, tutta giallorossa con due piazze molto calde, Giulianova-Messina, la gara d'andata e poi il ritorno a Messina. Ora, chiaramente noi da abruzzesi la nostra parte giallorossa l'abbiamo scelta, però è una gara, si dice sempre, si gioca in 180 minuti, però la partita del Fadini diventa fondamentale. Sì, la partita del Fadini diventa fondamentale, perché poi dopo a Messina non è facile, non è semplice, è un campettino tranquillo. Poi al di là di questo le partite a sé sono...
sono delle finali praticamente, se ti gira storto una partita fai fatica a recuperarla, e abbiamo visto l'esempio nella Coppa Italia di eccellenza, sì, la finale tra Chieti e Amiternina, dove io ero presente, ho visto un Chieti staripante che ha avuto una marea di occasioni da rete. E l'ha vinta la Amiternina. Ha vinto 2-0 la Amiternina con un gol al 95esimo pure, quindi le partite sono particolari quelle finali, però siccome si gioca al Fatini la prima è come la Champions, è da mettere un punto all'andata. Ecco. Eh sì, va bene, visto che abbiamo introdotto l'argomento Pineto, Roberta, ci vediamo, il tuo servizio, partita scoppiettante, 2-2. Bella partita. Bella partita, va bene, ce la vediamo. Pineto Campobasso. Spettacolo ed emozioni al Mariani Pavone, tra Pineto e Campobasso finisce 2-2 al termine di una gara combattuta tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3, quinta gara in 14 giorni per i biancazzurri, con Amaulo costretto a rinunciare ancora a Ciarcelluti e Stefano Amadio infortunati, ma che recupera Remo Amadio tra i pali e Orlando in difesa. Buona cornice di pubblico sugli spalti con circa 150 tifosi rosso-blu giunti dal Molise. Gli ospiti approcciano bene la gara e si fanno subito vedere in avvio con un destro di Alessandro dalla distanza che termina al lato. Al decimo ci prova anche Giacobbe, ma la conclusione è imprecisa. A sbloccare il risultato però sono i locali, che alla prima vera occasione passano. Al 19esimo Tomassini viene lanciato sul filo del fuorigioco e incrocia sul secondo palo per l'1-0, e l'11esimo sigillo stagionale per il centravanti. Immediata la reazione dei rossoblù, che prima tentano la girata con la barba e poi ristabiliscono la parità. Al 36esimo l'episodio che potrebbe riportare avanti gli adriatici. Salvatori commette fallo su Fratangelo e l'arbitro Tartarone decreta il penalty, ma Tomassini dal dischetto spreca l'occasionissima calciando a lato. Il primo tempo si conclude con il tentativo di testa di Salvatori, che chiama all'intervento Amadio. Gran colpo di reni dell'estremo locale e palla oltre la traversa. La prima frazione termina così sul parziale di 1-1. Arrembante l'avvio di ripresa con un immediato botta e risposta. Al quarto Fratangelo dalla sinistra fa partire il traversone col contagiri per Massa, che incredibilmente da due passi non c'entra lo specchio. La legge più antica del calcio, gol mangiato, gol subito, si concretizza un minuto più tardi. Salvatori scodella in area, Cogliati spizza di testa, la sfera arriva a Di Lauri che piazza la girata vincente, dove Amadio non può arrivare e ribalta il risultato. Al 12esimo Amaulo ridisegna la squadra, triplice cambio per il tecnico biancazzurro, che richiama a sé Massa, Camplone e Mazzei per inserire Cruz, Marini e il centrocampista Antonicelli al debutto, e modifica il modulo in un 4-4-2 che gli permette di avere maggior peso in avanti. La mossa si rivela azzeccata. Al 14esimo traversone in area per Pomante, che da terra tenta la girata con la sfera che si impenna, e il preludio al pari che arriva al 24esimo, quando i biancazzurri conquistano un ottimo calcio di punizione al limite dell'area e Marianeschi disegna una pennellata perfetta che si insacca sotto l'incrocio e fa andare in visibilio i tifosi biancazzurri. Ancora il regista al 36esimo innesca Pomante, bravo a rimettere in mezzo con la sfera che sfiora la trasversale, poi in uscita Sposito anticipa Tomassini e Cruz in agguato. Pineto e Campobasso si dividono così la posta in palio al termine di una gran bella partita. Un punto che non accontenta le due formazioni, entrambe desiderose di vittoria, ma che consente di fare un piccolo passo in avanti in classifica. Affrontavamo sicuramente una delle migliori squadre di questo girone, lo dimostra i risultati che ha fatto le gare precedenti. In 15 partite è stata soltanto una volta sconfitta, quindi sono numeri importanti, e la forza della squadra del Campobasso l'abbiamo vista oggi. E noi abbiamo tenuto testa a questa squadra, abbiamo giocato la partita a viso aperto, entrambe le squadre cercavano la vittoria, gli episodi potevano un po' deciderla e noi ne abbiamo avuti qualcuno a favore, come il rigore e come il colpo di testa da vicinissimo di Massa sull'uno pari. E invece poi c'è uscito fuori il gol del vantaggio del Campobasso, la squadra ha avuto una grande reazione come sempre, ha creduto di rimontare il risultato, l'ha fatto con merito, e nel secondo tempo abbiamo tenuto
ancora meglio il campo, però per quanto visto l'arco di 90 minuti il pareggio sia il risultato più giusto. Per noi questa era la quinta gara in 14 giorni e diversi giocatori sono stati chiamati per tutte queste partite per 90 minuti, quindi un po' di freschezza atletica, e sapevo che poteva venire a mancare e così è stato. Dobbiamo portare energie fresche, al di là del modo i giocatori che sono entrati l'hanno fatto, e noi abbiamo bisogno, come dico sempre, di tutto l'organico a disposizione. Mi auguro di recuperare prima possibile anche Amadio con Ciarcelluti. Siamo un campo basso che è venuto a Pineto per vincere la partita, ha fatto secondo me un grandissimo primo tempo in cui c'era solo una squadra in campo e ci siamo trovati sotto su, diciamo, un'azione un po' casuale, ecco, però il primo tempo secondo me è stato di alto livello del campo basso. Il secondo tempo la partita si è equilibrata, loro avevano tantissima fisicità, sapevamo che potevamo andare in difficoltà sulle palle attive, su questa palla lunga, sulle punte, perché loro ci sovrastavano fisicamente. Noi penso che li abbiamo, diciamo, sovrastati sul gioco, ecco, perché la squadra secondo me ha fatto una grande partita e sono un po' rammaricato di non aver portato a casa i 3 punti. No, io quello che volevo oggi era una prestazione di grande intensità e di grande coraggio e autostima, e questo i ragazzi l'hanno fatto. Poi a volte la, come si dice, no, la prestazione non è mai casuale, il risultato a volte sì. A Savignano abbiamo meritato di perdere, non tanto per come è andata la partita, che si poteva anche non perdere, ma loro hanno avuto più voglia di vincere di noi e io mi sono arrabbiato in questi giorni. Oggi la squadra ha risposto secondo me alla grande, perché il Pineto è una buonissima squadra, una squadra importante, e venire a fare questa partita a Pineto penso che sia un segnale più che positivo. E allora, questo era il 2-2 tra Pineto e Campobasso. Buonasera alla Romagna questo pomeriggio. Speravo davvero che il Notaresco mettesse in difficoltà il Materia, che invece continua a non mollare. Perlomeno non si può dire che il campionato sia già chiuso. Voi che ne pensate? Noi ci auguravamo anche che la mettesse più in difficoltà, ma no, non che non l'abbia messa in difficoltà il Notaresco il Materia, però magari ci aspettavamo qualche punto, invece non è arrivato. No. Da qui a dire che il campionato è ancora aperto, insomma, è un po' esercizio di stile. Va bene, ma chiudiamo adesso la parentesi. Al di là dei punti di vantaggio, più che altro fa paura la marcia del Cesena, che fa fatica a perdere, quindi è dura recuperare punti in quello, perché il Materica sta facendo la sua parte. Sì, sì. Oltre anche. Tanto è vero che prima l'allenatore in seconda, che mi pare si chiami Gianmarco Ortolani, ha detto: beh, nel campionato dei normali siamo primi. E infatti, esatto, anche sì, con sì, distacco della terza. E anche con distacco. Ma torniamo a Pineto Campobasso. Roberta, prima parlavamo, giudizio mio personale, in redazione, proprio di questo. Quello che stupisce in positivo di questa squadra è che oggi, del Pineto ovviamente, giocava contro una delle formazioni più in forma del campionato, con dei giocatori appena recuperati, sbaglia anche un calcio di rigore, vai sotto, però non dà mai l'impressione, e questo è un merito, di naufragare davvero, perché a volte può capitare. Indubbiamente, ecco, magari è successo in altri momenti, non forse nel campionato di quest'anno, e forse è maturata sotto questo punto di vista questa squadra, il gruppo nel suo complesso, perché effettivamente la squadra anche in altre partite però non ha mai mollato, non si è mai andata, non si è mai fatta mettere sotto psicologicamente, anche in altre partite ha dato sempre l'impressione di esserci, anzi forse ha reagito nel momento in cui è andata sotto, sì. E questo è successo in più di un'occasione, forse magari, ma magari sul punteggio di parità ha avuto, esatto, più difficoltà, esatto, paradossalmente forse è accaduto più questo. Oggi abbiamo assistito ad una gran bella partita giocata a viso aperto, perché il Campobasso, è vero quello che dice Bagatti, è venuto a Pineto con l'intento di imporre il proprio gioco nei minuti iniziali del primo tempo, e ha lasciato anche giocare, però, quindi ha messo in luce, è una squadra che gioca in maniera molto offensiva, i due esterni sono sempre molto, giocano sempre molto alti, però allo stesso tempo lascia comunque degli spazi al Pineto, spazi che il Pineto ha saputo sfruttare bene in avvio con il primo gol di Tomassini.
però poi ecco, se c'è una pecca è che non ha saputo poi una volta in vantaggio magari sfruttare gli episodi che questa volta sono arrivati pro Pineto, perché poi Tomassini ha fallito purtroppo un calcio di rigore che ha calciato male, indubbiamente poi bisogna dirlo, e Massa ha fallito un'opportunità di testa che ha veramente del clamoroso all'inizio del secondo tempo, e poi proprio sul capovolgimento di fronte, quindi proprio la regola del calcio proprio contemplata, sul capovolgimento di fronte il Campobasso è passato, ha ribaltato il risultato passando sul 2-1, e poi c'è stata questa quella cosa lì magistrale. Francesco, intanto ti salutano da Giulianova a piazza a cui si è rimasto da Giglia, a cui si è rimasto molto legato. Sbagliare il gol, prendere il 2-1, te che hai giocato tanti anni, può ammazzare un toro psicologicamente. Sì, anche perché abbiamo visto che Massa si è divorato un bel gol, e poi dopo, come dice, che sul capovolgimento di fronte prende il 2-2, ci sta del Campobasso. Il 2-1. Ah, ok, quindi ci sta che un po' si cala fisicamente, prende una mazzata, però io ho visto dagli highlights che ha fatto una grande partita, nonostante abbia visto qualche settimana fa il Campobasso a Francavilla e mi ha impressionato. Ti posso dire che è una delle squadre che a dicembre ha fatto... Ma tu hai visto la partita incriminata, tra virgolette, eri spettatore protagonista. Sì, però per quello giocato posso dire che il Campobasso ha fatto un partitone e meritava la vittoria. Per quello che ha fatto vedere in campo a dicembre ha cambiato tanto, ha cambiato davvero la squadra totalmente, un altro Campobasso. Campobasso non è assolutamente quello del girone di andata, è una squadra che è messa molto bene in campo, una squadra molto quadrata, oggi si è visto, perché ha affrontato comunque ha disputato una grande partita, anche se il Pineto le sue occasioni le ha avute nel secondo tempo, forse ha avuto anche qualche occasioncina in più, non sfruttata. C'è da dare atto ad alcuni giocatori come Marianeschi, che tra l'altro era diffidato, per cui salterà la prossima partita, e questa è un'assenza importante, perché se si unisce a quella di Amadio capisci che a centrocampo dei problemi ci sono. Ce l'hai. Detto questo, insomma, si è inventato non solo per il gol da Cineteca, insomma, la punizione no perché poi quello rimane negli occhi, però Marianeschi fa un lavoro molto importante per la squadra, e va dato atto anche ad un altro ragazzo che ci tengo a dirlo perché non l'ho detto mai ed è giusto poi dirlo, parlavamo di giovani prima, c'è questo ragazzo Camplone che praticamente ha giocato tutte le partite, forse è l'unico giocatore, perché poi altri hanno avuto infortuni e quindi hanno saltato per qualche motivo, se non vado errata forse è l'unico giocatore che finora ha disputato tutte le partite del Pineto, è un ragazzo giovanissimo. Parla di Camplone. Esatto. Va sottolineato, perché poi è giusto, è un ragazzo che magari non ti fa la prestazione da 8, ma non ti fa neanche la prestazione da 5, e per essere un ragazzo della sua età, avere un giovane che comunque ha un rendimento stabile è una risorsa importante che pian piano è riuscito a guadagnarsi il suo posto da titolare. Assolutamente sì. In questi casi, intanto poi commentiamo il messaggio che ti è arrivato da Giuliano, perché voglio che ce lo leggi come scritto alla giugliese. Esatto, bello, mi piace. Devo rivederlo, allora lo dobbiamo rivedere. Comunque, il senso era che si mangia bene il pesce, però adesso voglio vedere il campano giuliese come viene fuori. Ciccio, torna a Giulianova. Che se mangio lo posso buono. Perfetto. Buone, capito? In questi casi, per un ragazzo giovane come Camplone, siccome ce ne sono tanti altri, che cosa valuta uno come te dagli spalti? Quello che ha detto Roberto, ovvero avere una continuità, seppur senza picchi né in alto né in basso,
oppure vedere subito magari il grande picco che poi magari la settimana successiva inevitabilmente può non ripetersi. Per il ragazzo infatti è normale che si abbiano degli alti e bassi, anche in base all'umore societario, sono sempre i ragazzi che hanno 18 anni, poi se parliamo di fenomeni da vedere in altri contesti, basta guardare l'Ajax l'altro giorno con il Real Madrid, parliamo di 99-97, l'annata è quella più o meno, parliamo di un altro mondo, oppure il 2000 dell'attaccante esterno del Real Madrid che gioca titolare già in Champions. Vinicius. Sì, quindi di conseguenza stiamo parlando di categorie diverse, quindi è normale che i ragazzi magari abbiano un calo, lui invece è riuscito a mantenere sempre costante il suo rendimento nelle partite dopo partite e questo l'ha aiutato tanto, naturalmente è stato bravo anche a Mauro ad inserirlo pian piano all'inizio e farlo migliorare durante gli allenamenti, cose che magari parlavamo di giovani anche prima della Reganatese, sì. Non si fa da altre parti perché hanno una rosa abbastanza vecchia tra virgolette e di conseguenza si vede poco al giovane, mentre c'è un altro 2000, Ferreira, Gonzalo che gioca a Recanati, non è stato mai chiamato in causa in prima squadra, però per me è un grandissimo giocatore anche lui. Lo terremo d'occhio, Certo. Un saluto. Addirittura ciao. Dallo stracciamo certo, ristorante. Direttamente da, quindi li salutiamo. Perché mi hanno visto in televisione un pochettino incrassato. Io pensavo che invece anni. Ti avessero visto un po' deperito, che magari volevano invitarti a cena. Non lo so, magari glielo chiediamo adesso in diretta, vediamo perché che risponde. Ho visto che si parla solo di pesce. Sì. Vabbè. Stiamo per andare in pubblicità, ci hanno chiesto che cosa pensate, anche se non c'entra molto, di Cuneo Pro Piacenza. Di oggi il 20-0 è uno schifo, senza mezzi termini, uno schifo. Chi ha ridotto la propria Piacenza a scendere con 7 giocatori in campo, se mi permettete, è uno schifo anche chi fa 20 gol ad una squadra di ragazzini. Questo è un grande messaggio, Eddie. Ah, caspita! L'abbiamo beccato prima della pubblicità. Noemi, tua figlia, ti saluta. È il mio amore, quindi non posso fare altre cose. Certo, ci mancherebbe. La salutiamo anche noi, ci fermiamo per la pubblicità. Al rientro, Vastese Isernia. A tra poco. La guarda. Terza e ultima parte dell'Abruzzo del pallone. E c'è un invito ufficiale. Vitta magna Dupanocchi, grande ciccio. Bisogna andare. Ma solo te? Cioè, io quello che volevo chiedere. Ma noi. Ciccio D'Agnello o anche noi possiamo venire? Non siamo tantissimi poi in realtà. Spizzichiamo qualcosa e andiamo via. Un aperitivo, niente di particolare, anche perché insomma l'ora è quella che è, sono le 20:35. L'angurino sale, sono appena entrato, già avete fatto vedere Avezzano? No, ancora no, quindi stai con noi, però prima va stesa Isernia 3-2, Paolo Renzetti. Nel freddo dell'Aragona, per via dello sciopero degli ultra della curva d'Avalos, la Vastese ritrova almeno per un tempo lo spirito dei tempi migliori, superando alla fine l'Isernia per 3-2 conquistando 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Abruzzo amaro per la squadra di Massimo Silva a causa di un primo tempo quasi disastroso. Montani senza Giampaolo e Stivaletta manda in panchina l'ultimo arrivato Jenny Russo. Pronti via al terzo, occasione colossale sciupata da Romano dell'Isernia che davanti a Patania manca un gol praticamente fatto, con il portiere della Vastese bravo a chiudere lo specchio all'avanti Molisano. Al sesto risposta aragonese con Fiore anticipato a 2 passi da Tano in calcio d'angolo. Sul corner seguente palla Leonetti che di testa alza di pochissimo sopra la traversa. Avvio di gara promettente con i biancazzurri ospiti pericolosi all'undicesimo con un colpo di testa di Lenoci parato a terra da Patania. Il clima quasi irreale con il silenzio dei tifosi biancorossi non aiuta i ragazzi di Fabio Montani che però cercano di fare la partita trovando il vantaggio al 17esimo con un eurogol di Di Giacomo che mette il pallone all'incrocio dove Tano non può arrivare. Gara in discesa per gli abruzzesi che al 26esimo arrivano ad un passo dal raddoppio con Cone che su cross di Leonetti fallisce clamorosamente il tapin vincente a porta praticamente spalancata. Ancora Vastese alla mezz'ora con il salvataggio fortunoso della difesa dell'Isernia su conclusione di Leonetti, ma il raddoppio della formazione di casa è nell'aria e arriva al 31esimo quando dopo una respinta corta della difesa dell'Isernia la palla termina a Sbardella che di prima intenzione indovina l'angolino con un tiro secco che fa
carambolare la sfera prima sul palo interno e poi in rete. Vantaggio meritato per l'11 del presidente Bolami, che continua a premere ancora sul finire di tempo alla ricerca del terzo gol, con la squadra di Massimo Silva sbilanciata in avanti e che viene punita al 45esimo quando Leonetti di piatto realizza il tris. Nella ripresa rientra in campo un'Isernia che sembra, almeno all'inizio, non credere nel miracolo. Gli ospiti mettono in campo tanta buona volontà che però non basta a far male agli aragonesi di casa. I due portieri così restano inoperosi fino al 25esimo, quando Patania deve respingere con i pugni una violenta conclusione di Frabotta. Si scuote finalmente la formazione ospite, che al 32esimo, in un'azione simile alla precedente, trova ancora la parata di Patania, questa volta su schiena. Tra una sostituzione e l'altra si arriva al 35esimo, quando in mischia proprio schiena, dopo una prima respinta di Patania, fa 3-1, riaprendo le speranze ospiti con il finale di gara che vede poi al 43esimo le proteste dell'Isernia per un gol di schiena annullato per fuorigioco prima di 5 minuti di recupero, che regalano il prevedibile assalto della formazione ospite, che trova il gol del 3-2 di Romano al 95esimo, rete che però non basta ad ottenere il clamoroso pareggio. Nicola Fiore, questo 3-2 come si può commentare? Partita che sembrava chiusa dopo il primo tempo e che l'Isernia ha riaperto nella seconda metà della ripresa, rischiando addirittura di pareggiarlo. Sì, diciamo che oggi siamo stati bravi ad approcciare bene la partita, era una partita fondamentale. È evidente che veniamo da un periodo molto difficile, quindi era importante partire così. Penso che abbiamo fatto un gran primo tempo. Diciamo, sul 3-0 potevamo gestire meglio la palla, perché potevamo fare anche il quarto gol. Poi l'ultimo quarto d'ora, diciamo, c'è stato un calo e loro hanno trovato questi due gol e quindi hanno provato, ecco, a riprendere la partita. Però devo dire, oggi per noi era fondamentale vincere e quindi ci siamo riusciti e dobbiamo essere solo soddisfatti per questo. Clima sugli spalti non va aiutato, lo sciopero del tifo sicuramente ha un po' penalizzato la squadra. Conoscendo il calore dei vostri tifosi. Ma giustamente i tifosi sono delusi, perché questa stagione è partita male e purtroppo ci sono delle difficoltà che viviamo quotidianamente. Però c'è solo da stare uniti, perché il calcio è così, purtroppo capitano queste stagioni difficili, ma dobbiamo, come abbiamo fatto oggi, lottare, cercare di dare tutto, perché è troppo importante salvarci il prima possibile per poi programmare il futuro. E usciamo praticamente avendo fatto 3 gol con quello annullato e non portiamo via neanche un punto. Certamente sono molto rammaricato, perché nei primi minuti abbiamo avuto quelle due occasioni clamorose, una Romana e quella sul colpo di testa dall'area piccola sul calcio d'angolo, e dopo ti ritrovi a fine primo tempo 3-0, è dura. Devo dire, vedo la cosa positiva, il gran secondo tempo, i gol fatti, quindi in prospettiva domenica dobbiamo ripartire dalle cose positive. Certo, i gol subiti, abbiamo fatto dell'ingenuità, degli errori noi, un pochino anche l'arbitro lì, però eravamo sotto 3-0, quindi dopo bisogna parlare poco e, come si dice, pedalare. A Nataccia, Francesco, per la Vastese. Diventa anche difficile poi, quando inizi male, sì, rimettere. Io penso che sia un discorso che parte da lontano per la Vastese, visto che all'inizio avevano fatto dei castelli praticamente su una squadra da playoff, addirittura da vittoria campionato, per poi dopo nel terreno di gioco non si è dimostrata tale. Però la vittoria di oggi è importante, perché era uno scontro, sì, diretto. Però do ragione a Montani quando dice che bisogna levarsi dalla testa l'inizio di campionato, dove si parlava di playoff e vittoria campionato. Attualmente la Vastese è nelle stesse identiche condizioni di un Giulianova, che deve lottare fino alla fine per potersi salvare. Quindi lo sciopero del tifoso, penso che sia. Cosa prova un giocatore quando vede il suo stadio che non in silenzio? Non si è apprezzati, ad essere sincero, dall'interno del campo. Lavorare per una squadra dove il tifoso, che è fondamentale per il gruppo, non ricambia, e quindi non si è apprezzato in quello. Io credo che
come dice Fiori, bisogna lottare per la salvezza e poi dopo a fine anno rifare i conti da zero. Però in questo momento dare una mano all'allenatore, alla società e ai tifosi deve essere fondamentale. Massimo Silva ha parlato di Fiore, perché parla solo il capitano, la stessa in silenzio stampa ha parlato solo Fiore in quanto capitano. Ha parlato Massimo Silva di tre gol, e abbiamo segnato tre gol e siamo usciti dal campo senza punti. Il terzo gol a cui fa riferimento è quello annullato alla Vastese. Lo andiamo a rivedere per posizione di fuorigioco. Questo lancio dalle retrovie, la sponda di testa e il gol di Romano. Ora lo vediamo nel fermo immagine. Un altro frame. Ancora, andiamo avanti, ancora un po', andiamo avanti. Dobbiamo andare al momento in cui, dopo altro po', un altro frame, è un po' troppo. Comunque, penso che con il corpo sia al di là di entrambi. No, un altro, uno in più ce lo riusciamo? Ecco qua. Allora, sicuramente, come vedete, Del Duca è dietro e lo vedete, vi dà una mano la linea di ingresso dell'area di rigore. La posizione di Romano per te è al di là? Sì, per me sì. Secondo me sì, guardando la linea dell'area di rigore sembrerebbe leggermente avanti. È la stessa sensazione che abbiamo avuto. È un episodio che magari per il mister può cambiare le sorti di una partita, perché sarebbe stato un pareggio, però non si può dire, visto che aveva preso tre gol all'inizio e dal 3-0 si è passati al 3-2. Questo in pratica rispecchia un pochettino la Vastese, che quando è concentrata e sul pezzo riesce a fare tre gol, appena cala un po' un attimo rischia di prendere due o tre gol di seguito. Assolutamente, questa però la possiamo definire una grande chiamata di Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2, perché, come ci segnalano anche da casa, è fuori gioco ed è la stessa sensazione che avevamo avuto noi. De Meio lì c'è il pallone e Romano va in gol, ma è in fuori gioco, seppur di poco, e allora bisogna dare atto, spesso sottolineiamo gli errori, quando negative, si fa bene. Bisogna sottolinearlo. Il calcio aveva un dio, Maradona, poi però nacque Daniello e divennero due. Addirittura, magari. Grandi. Basterebbe essere. A te ti basta solo Maradona. La scarpa destra, non dico quella sinistra. Ma nemmeno quella più. Quella meno consunta, meno consumata. Va bene, va bene. Ci hanno parlato dell'Avezzano, ci hanno scritto i consigli per il presidente D'Alessandro. Allora ci andiamo a vedere la vittoria 1-0 contro la San Giustese. E che vittoria, perché insomma era uno scontro complicatissimo per la squadra di Gianluca Colavito. Vediamo il servizio. L'Avezzano si rialza con la cura Colavito. I biancoverdi risorgono e battono per 1-0 una San Giustese irriconoscibile. Marzicani letteralmente trasformati col cambio di panchina, che ritrovano gioco e punti grazie a Manuel Manari, autore del gol partita dopo aver colpito ben tre legni, quando anche la fortuna sembrava ormai aver voltato le spalle all'11 avezzanese. Per la prima al De Marzi, Colavito sceglie il 4-3-3, con Sinato, Pierantozzi e De Rocis a sostituire i squalificati Fanti, Tariuk e Conti. In avanti c'è Bruni con Padovani e Manari, solo panchina per Falusamb. Senigallesi si affida al consolidato 4-2-3-1 con Argento, Pezzotti e l'ex contestatissimo Cerone a supporto di Chedira. Si parte dopo un commosso ricordo del tifosissimo Sergio Ranieri. Avvio propositivo dell'Avezzano, che si fa vedere già al settimo minuto. De Rocis mette in mezzo dal fondo, Padovani tenta l'Eurogol ma non impatta con la sfera. Il tridente biancoverde dà pochi riferimenti alla San Giustese e i marzicani sfondano sulle fasce. Al 17esimo Manari colpisce il primo legno di giornata. L'esterno raccoglie una respinta corta della difesa, si coordina e stampa sul palo alla destra di Chiodini. Manovra fluida ed avvolgente per gli uomini di Colavito, che alla mezz'ora vanno nuovamente vicinissimi al vantaggio. Break di Padovani che serve Manari, il numero 10 si accentra e fa partire una conclusione a giro che centra in pieno la traversa. Sul capovolgimento di fronte, primo squillo della San Giustese, filtrante di Sciba per Chedira, tira ad incrociare e Sinato respinge di pugno. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 in campo, non cambia lo spartito tattico del match, con l'Avezzano ancora a manovrare e a farsi pericoloso al quinto. Di Renzo calcia al volo dal limite
palla che termina di poco a lato. Al 12esimo Colavitto richiama Bruni e lancia Falusamb. L'Avezzano non segna da 270 minuti e ci si mette anche la sfortuna ad alimentare la sterilità offensiva dei biancoverdi. Al 17esimo Manari raccoglie ancora palla da calcio d'angolo, tiro verso la porta ed è ancora la traversa a strozzare in gola l'urlo del gol. Quando la porta marchigiana sembra ormai stregata, l'Avezzano la sblocca meritatamente. De Rocci si inventa per la corrente Besana, cross basso per Manari che spezza l'incantesimo e fa 1-0. Terzo centro di stagione per l'esterno ex San Nicolò Notaresco ed Avezzano in gol dopo 350 minuti di astinenza. La San Giustese è sotto shock e i lupi provano ad infierire. Ci prova anche Samb che calcia da fuori ma Chiodini è attento e blocca facilmente. La reazione dei rossoblù si fa attendere fino al 36esimo. Lancio di Perfetti per Pezzotti. L'esterno ex Pineto va al tiro. Sinato è ancora attento e devia prima che Ferrante sventi definitivamente il pericolo. Nel finale l'Avezzano gestisce e va anche vicino al raddoppio al 38esimo, ancora con Di Renzo che arma il destro, Chiodini salva e alza sopra la traversa. Si chiude con il trionfo dei biancoverdi che tornano a gioire tra le mura amiche dopo due mesi, San Giustese alla quarta sconfitta stagionale ma che resta agganciata al treno dei playoff. Esordio convincente per Gianluca Colavitto che riporta entusiasmo e fiducia ad una squadra che sembrava ormai aver tirato i remi in barca. Presidente D'Alessandro, un cambio di panchina in settimana, una squadra letteralmente trasformata quest'oggi. Sì, diciamo che mister Colavitto è bravo a lavorare sulla testa, sul cuore e sul carattere dei ragazzi e quindi oggi credo che i risultati si siano visti in campo. Oltre all'aspetto tecnico, si è vista una squadra che palleggiava meglio, che giocava meglio, anche da un punto di vista dell'atteggiamento questa squadra è cambiata rispetto alle ultime partite? Sì, assolutamente, cioè, ma noi era il problema di il nostro problema era la mancanza di atteggiamento, cioè non avevamo quella grinta e quella cattiveria giusta per portare a casa il risultato. Oggi, ringraziando Dio, si è visto che la squadra comunque ha delle capacità e secondo me, grazie al mister, potremo dire la nostra da qui a fine campionato. A proposito di calciomercato, la società interverrà sul mercato o si proseguirà con questi giocatori? A disposizione del mister, se il mister lo riterrà opportuno e se c'è qualche profilo buono da poter portare qui a Avezzano lo porteremo. Adesso il periodo non è dei più semplici per farlo, però se ce ne fosse la possibilità sicuramente non ci tireremo indietro. Un'ultima parola sul pubblico, oggi la spinta del pubblico del De Marzi si è sentita particolarmente in un momento delicato della squadra. Ma io devo essere sincero, da inizio del campionato ad oggi il pubblico non è mai venuto meno, anche quando abbiamo perso in casa, fuori casa, cioè sono sempre stati presenti, quindi loro fanno quello che sanno fare meglio, cioè tifare per la squadra della propria città, la squadra che amano, la maglia che amano e quindi cioè, noi non possiamo che ringraziarli per quello che fanno per noi tutti i giorni. Grazie. Io ci terrei solo una cosa, vorrei dedicare questa vittoria, se possibile, ad una persona che non c'è più, che è il padre di un nostro carissimo amico, nonché uno dei capi della nostra curva, Aldo Ranieri. Lui è sempre presente, lui con i suoi fratelli, la sua famiglia, quindi questa vittoria è anche per lui. Mister, lei prima della partita aveva detto non ho la bacchetta magica, però oggi si è vista di fatto una squadra trasformata. Guarda, come ho detto ai colleghi, la bacchetta magica non ce l'ha nessun, penso che non ce l'abbia nessun allenatore. Ho ringraziato il mister precedente per il lavoro fatto, ora ci sto io, ma sono venuto qui perché credo fortemente nella possibilità di salvare la squadra, se no non stavo qui. Mister, alla vigilia aveva messo sugli attenti suoi per questa partita, cambio d'allenatore, avversario affamato di punti, questi suoi timori si sono visti tutti sul campo oggi? Purtroppo direi di sì, anzi si sono amplificati perché l'avversario è di assoluta qualità, con le motivazioni che si sono create, la situazione di classifica, il terreno di gioco, tutte le cose messe insieme, mi aspettavo questo tipo di partita. Noi non eravamo nelle migliori condizioni, loro ce l'hanno resa ancora più complessa, hanno vinto meritatamente e ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. E allora vittoria per l'Avezzano 1-0 contro un avversario di grande caratura. Innanzitutto fatemi dare il bentornato in questo campionato a Gianluca Colavitto, che insomma è oltre ad essere un ottimo allenatore, anche da parte mia. Ah, anche da parte mia. Tra l'altro ci siamo incontrati l'anno scorso qua nella tua trasmissione. Ah, quindi. vedi, io lo avevo dimenticato. In una situazione per ciascuno non facile. No, assolutamente no, anche perché è simile la situazione di Avezzano a quella di Vasto.
con una partenza simile e poi dopo dicembre un cambio di programma totale. Sì. Ora con Colavito è entrato questa domenica, ha fatto la prima vittoria, però penso che con il mister nuovo e con la società convinta, con qualche giocatore importante che hanno, possono dire la loro nella lotta a salvezza. Ecco perché ribadisco che dalla Vastese in giù è dura e lunga ancora. Roberto, ti convince la scelta di Colavito? Ma Colavito sicuramente è un allenatore molto preparato, che come diceva anche il presidente nell'intervista, è un allenatore che poi è in grado anche di stimolare molto a livello mentale i giocatori. A me piace molto per questo, al di là insomma di saperli far giocare, di avere avuto sempre squadre abbastanza quadrate, per cui come allenatore sicuramente è un allenatore valido. E battere la San Giustese oggi, che ovviamente ci può stare anche una giornata, no, sicuramente non avrà giocato al massimo delle proprie possibilità, però San Giustese lo sappiamo tutti, è una squadra, una delle squadre che gioca, esprime il miglior calcio, quindi indubbiamente l'Avezzano oggi per battere la San Giustese ha dovuto mettere in campo una prestazione importante. Contiamo anche la difficoltà della San Giustese a giocare in un campo del sicuramente genere, ecco il campo non è, hanno un sintetico di ultima generazione, sì, che gli tra l'altro di poter giocare bene a calcio. Sicuramente, ecco, come dicevamo, insomma, la San Giustese è una delle squadre che palleggia meglio, una delle squadre che offre il miglior calcio. Sì, sicuramente su un terreno del genere avrà trovato difficoltà. Andrea, vengo da te per chiederti, innanzitutto volevo sottolineare molto bello il messaggio che è arrivato prima, che arriva da Vasto, ed è contento per Colavito e per l'Avezzano. E questo dimostra un po', cioè se un ultra stella, eccolo qua, se un ultra stella Vastese è contento per l'Avezzano, vuol dire che la figura di Colavito è quanto mai centrale, sì, in tutto, esatto, in tutto questo discorso la personalità di Gianluca Colavito è fondamentale per fare in modo che accada questo messaggio, altrimenti non sarebbe accaduto. Però noi, Andrea, quattro giorni fa, mercoledì, eravamo, insomma, stavo dicendo ma chi arriva, chi non arriva, c'era la Nera, si era appena arrivati dalla sconfitta di San Mauro Pascoli, c'eri stato tu, è arrivato Colavito il giorno dopo praticamente, e subito una vittoria, proprio perché avevamo detto probabilmente a questa squadra serve un allenatore di grande esperienza che riesca a entrare in empatia con una situazione non facile. Sì, hai detto tutto tu, in effetti è così. Noi eravamo stati piuttosto chiari tra i nomi che erano circolati, avevamo detto probabilmente Cerone aveva il profilo migliore perché aveva un po' più di esperienza, ma francamente Colavito è una scelta condivisibile, perché per la posizione che aveva e all'Avezzano e per la situazione che stava vivendo serviva un tecnico che conoscesse bene la categoria e che avesse a che fare anche con certe pressioni, perché Colavito, avendo lavorato diversi anni a Vasto, riesce a gestire, ha avuto a che fare con pressioni di un certo tipo che può ritrovare in un'altra piazza di calcio come Avezzano. La classifica è quella che è, quindi serviva un allenatore navigato, un allenatore che riuscisse a tirare fuori il meglio da questa squadra, anche in termini di grinta. Questa è una squadra che non è una particolare grinta, la squadra più che altro leggera, tecnica, quindi non ha nel suo DNA quella ferocia che serve alle squadre che devono salvarsi. Probabilmente Colavito porta anche quell'aspetto, o comunque è un aspetto di sé che dovrà cercare di trasmettere a questo gruppo. Sicuramente la mossa è una mossa corretta, poi non so se porterà l'Avezzano alla salvezza, ma tra gli allenatori che erano stati sondati non c'è dubbio che Colavito abbia le caratteristiche migliori per arrivare all'obiettivo. Assolutamente sì. Ciao Jacopo, sono Luca. Oggi il Giunava per una volta ha giocato una discreta partita, anche se c'era da soffrire, alla fine un punto è più un punto guadagnato che due persi. Sì, probabilmente sì, anche se forse oggi, caro Luca, non si è vista la migliore canatese, e probabilmente, sai, qualche volta tre punti
ti aiutano, perché poi alla fine dell'anno si fa il conto sulle dita, oddio, se avessi fatto punti lì, oggi non starei in questa situazione. Beh, ma sono altre le partite dove il Giulianova deve recriminare, non dico tanto con l'Agnonese perché lì c'è stato un 11 contro 10, ma la partita di Castelfidardo ad esempio pesa. Per quello che ha fatto il Castelfidardo nel girone di ritorno, e lì Giulianova in vantaggio si fa rimontare, non vince quella partita, lì ad esempio quei due punti mancano. Il punto di oggi è un punto giusto, perché oggi Giulianova non meritava di più, e l'occasione migliore l'ha avuta la Recanatese con Pera. Senti Andrea, via SMS ci è arrivata forse la definizione migliore per Gianluca Colavitto, che credo farà piacere anche a lui. Eccola qua. Beh sì, per uno napoletano che ha giocato per anni ad esempio a Lanciano, quindi campi caldi, è un allenatore che, voglio dire, ha avuto alti e bassi, perché le stagioni vastesi hanno parlato di gironi entusiasmanti e gironi che invece hanno avuto una media punti bassa. Però certamente un allenatore che sa il fatto suo, navigato, quindi ripeto, una scelta corretta da parte del presidente D'Alessandro. La vittoria del Francavilla 0-2 contro la San Maurese, vediamo il servizio. Arriva, forse, speriamo. Prosegue l'ascesa del Francavilla che espugna il Macrelli di San Mauro Pascoli e aggancia al terzo posto San Giustese Notaresco. Una prova di maturità per la squadra di Paolo Racchini, che gestisce la partita con autorità e segna un gol per tempo lasciando senza scampo la San Maurese. Ancora senza diverse pedine tra cui Bedin, Palumbo e Cafiero, Racchini reinserisce tra i titolari Spacca, Banegas, Bellanca e Gallo, tra i romagnoli Luati al posto di Santoni, è l'unica novità rispetto all'11 che ha superato l'Avezzano in settimana. Francavilla sin da subito in controllo, il primo squillo arriva al minuto 20 con Banegas che chiama in causa l'estremo di casa Baldassarri. Passano due minuti ed il Villa trova il gol del vantaggio. Ancora Banegas ad ispirare da calcio piazzato per l'incornata vincente del sindaco giallorosso Matteo Milizia, che infila il gol dello 0-1 con una delle specialità del possente centrocampista. Ancora Francavilla intorno alla mezz'ora con il fendente di Andrea Mancini che sfiora l'incrocio dei pali. La San Maurese prova a giocare ma sbaglia tanto in fase di impostazione. Stesso cliché nella seconda parte di gara, il tecnico di casa Mastro Nicola prova a cambiare qualcosa utilizzando la panchina ma senza alcun giovamento. Così dopo il quarto d'ora Mancini mette al centro per Dos Santos, girata che finisce tra le braccia di Baldassarri. Girandola di sostituzioni nell'ultima parte di gara, il Francavilla non soffre, anzi chiude la partita poco prima del 90esimo. Dos Santos conferma l'ottimo momento, sfrutta l'errore di Maioli e va a realizzare la rete che fa calare il sipario sul match. 7 punti nelle ultime 3 gare, il Francavilla vola e domenica gran derby al Valle Anzuca contro l'Avezzano. Un Francavilla che nelle due occasioni più nitide ha concretizzato e ha portato a casa meritatamente la vittoria. Sì, abbiamo rischiato niente in fase di non possesso e siamo stati veramente bravi, compatti, concedevamo poco alla San Maurese, che comunque è una squadra che in casa ha fatto tantissimi punti, ha fatto risultati importanti, quindi non era facile venire qua e fare questo risultato qua, però ripeto, la mia squadra si vedeva che era in palla, ha fatto gol, poi nel momento, diciamo, all'inizio del secondo tempo un pochettino abbiamo sofferto, ci poteva stare, siamo stati bravi lì a soffrire e poi a raddoppiare al momento giusto. La crescita vera di questo Francavilla, per chi segue la partita, è che oggi in particolar modo non si è mai avuto la sensazione che potesse subire gol, ma la crescita vera è che anche nei momenti di difficoltà adesso il Francavilla si sa gestire. Sì, questo è vero, ma la cosa che mi è piaciuta oggi, come hai detto tu, che non davo mai l'impressione di poter prendere gol, quindi vuol dire che eravamo messi bene in campo, che eravamo corti e ci si aiutava. E poi ripeto, noi, questa è una squadra che in momenti di difficoltà, nonostante le assenze, ha fatto sempre veramente delle partite importanti e sta continuando a farlo, quindi sono molto contento. Per chiudere, che effetto ti fa vederti lì in alto col Francavilla, perché il Francavilla è al terzo posto, sopra ci sono due che vanno ad un'altra velocità? Ma io sono contento per i ragazzi perché li vedo lavorare, danno l'anima e poi questi sono i risultati. Ovviamente io la classifica non l'ho mai guardata, ma
ma non la guardavo neanche quando ero fuori dai playoff, e quindi mi fa piacere che siamo dentro e sono convinto che continuando a fare queste prestazioni ci rimarremo. Oh Andrea, vengo da te rapidissimamente perché siamo in chiusura, ti chiedo, il Francavilla che sta facendo una striscia di risultati entusiasmante che adesso l'ha portata al terzo posto ad agganciare San Giustese e Notaresco, possiamo dire che per organico ce lo potevamo aspettare, per come era qualche settimana fa questa squadra forse no, e quindi va dato atto e fatti complimenti a questa squadra e al suo allenatore? Sì, perché l'organico c'è, però ormai sono diverse giornate che Francavilla manca Cafiero, manca Bedin, Palumbo manca, rientra e si rifà male, quindi voglio dire ci sono state anche delle criticità, però col tempo la squadra è cresciuta, evidentemente insomma qualcosa sarà successo, nel senso che si è acquisita una maggiore consapevolezza, la squadra è cresciuta in autostima, sono cresciuti anche degli elementi importanti che si stanno ritagliando un loro ruolo. Oggi ad esempio ha segnato Milizia, che anche quest'anno è partito in sordina, si sta ritagliando il suo spazio e oggi ha segnato un gol fondamentale. E poi, dopo che nelle prime giornate non stava facendo bene, ma non stava facendo bene neanche ad Avezzano nella prima parte di campionato, si è sbloccato Dos Santos, che fino a un mese fa era un lontano parente del bomber della scorsa stagione. Adesso invece è tornato a essere prolifico, forse la squadra riesce anche a capire come servirlo al meglio, e lui ora sta rendendo per quello che è, cioè un grande attaccante e un uomo prolifico. Però ripeto, la bravura di Rachini e dei suoi e che hanno saputo fronteggiare anche delle criticità in termini di assenza, e di fronte a questo spaccato la squadra ha reagito producendo buone prestazioni, facendo vittorie, e non ha vinto la partita col Cesena che ha perso, ma ci ricordiamo tutti in che modo, con un regalo al Cesena che ha permesso poi la vittoria al Francavilla, quindi al Cesena stesso, e quindi la sconfitta al Francavilla. Quindi un Francavilla per il momento assolutamente promosso, terzo posto è ad Maiora. Rapidissimamente Francesco, quello che dice Andrea è giusto, il Francavilla ha fatto questa rincorsa senza Cafiero, a volte senza Bedin, senza Palumbo. Senza Banegas, cioè, ha fatto questa rincorsa che va doppiamente a merito di questa squadra. Ha avuto delle difficoltà notevoli. Forse noi non abbiamo sottolineato abbastanza. No, anche perché poi nonostante tutto il presidente ha investito ancora nel mercato di dicembre. Sì. Di conseguenza si sta provando con tutte le forze, ha allestito un'ottima squadra, una squadra importante che se non avesse avuto un miriade di infortuni dove la rosa era al completo, io penso che a quest'ora quantomeno era nei pressi del Matelica. Certo. Francavilla Avezzano 3-0. Ah, perché ci hanno chiesto un pronostico del derby e poi se lo sono fatti da casa. Ci hanno chiesto di fare noi un pronostico del derby. Poi qualcuno ha detto: ah, sai che è? Visto che non lo stanno facendo, lo faccio io. Ha scritto già Francavilla Avezzano 3-0. Ma Roberta, per te come finisce? Dai, vabbè, ci buttiamo, dai. Ma saprei, nel senso, guarda, che partita ti aspetti, dai? Ma io mi aspetto una partita combattuta, allora, però under, ecco, over. No, vedo, allora vedo under over. Under over. No, vedo il Francavilla. Under? No, credo che sia, come dice Roberto, una partita molto combattuta. Sarà una partita combattuta, secondo me. Forse il Francavilla può avere qualche vantaggio in più sulla carta, parte avvantaggiato, però ecco, l'Avezzano di oggi comunque secondo me giocherà comunque una buona partita, secondo me è una partita difficile, molto. Anche se Francavilla parte favorito, dai. Quindi under tutti e due? Sì under. Andrea, per te under over? Per me è un over. Direi under. Anche tu under, allora faccio così, io dico, ma perché ne sono convinto, non per fare il bastian contrario, per me è over, invece usciranno tanti gol.
Ok, se vinciamo noi allora pagherai una cena allo stracciavocca. Perfetto, ci sto, però, però a quel punto se vinco io siete in tre, è troppo facile, siete in tre a dividersi solo la mia cena da solo, va bene. Vabbè, al massimo portiamo Ania, dai. Va bene, va bene. Prossimo turno, 29esima giornata. Si chiude insomma questa settimana con tre impegni, è stata bella entusiasmante per noi, speriamo anche per voi. Campobasso Notaresco, Forni Castelfiardo, Francavilla Avezzano, Isernia Pineto, Isina Montegiorgio, Materica San Maurese, Recanatese Cesena, San Giustese, Agnonese, Sant'Arcangelo, Giulianova, Savignanese, Vastese. Tutto per questa sera, io ringrazio davvero tanto, spero di riaverti molto presto Francesco Daniello. Ciao, quando Francesco. Vuoi, grazie e buona serata. Grazie per essere stato con noi, probabilmente passerà meno tempo per riavere la nostra Non so dove mi dirotterete domenica, perché Isernia, il Pineto gioca in Isernia, Andrea, quindi così magari facciamo la convocazione in diretta. Pineto gioca in Isernia, per cui adesso non so dove mi dirotterete, lo sappiamo. Guarda, non saprei, ma a Isernia sicuramente no. E perciò, capisci? Per cui dobbiamo vedere. Andrà a vedere il derby che abbiamo parlato prima. Ok, Francavilla Avezzano, va bene, va bene. Va bene, grazie, grazie Roberta per essere stato con noi. Grazie al nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Vi ricordo, a proposito, ne approfitto perché visto che abbiamo parlato con Andrea, domani sera non c'è replay ovviamente perché scende in campo il Pescara, e allora Crotone Pescara tutto in diretta su TV6 a partire dalle 20:30, tutto il prepartita con il nostro Paolo Renzetti che prima ha fatto vivere le emozioni di Vastese Isernia. Paolo Renzetti da Alessio Sceda di Crotone, Andrea Costantini e i suoi ospiti qui da studio, pre-gara, tutta la partita e poi le interviste in diretta per questa gara fondamentale per i biancazzurri, soprattutto alla luce dei risultati di oggi. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a tutta la nostra squadra, tecnici e giornalisti fantastici anche oggi che hanno realizzato insieme a voi che avete partecipato all'Abruzzo del Ballone che torna domenica prossima 19:30 TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.